Prego. Allora, mettiamoci tutti la mano, eh. Tutti Capiero, eh. Eccolo qua. Piacere, piacere mio. Se ci mettiamo la mano un poco tutti, ce lo tiriamo tutti, eh. Attimo, dove lo fai? No? Dai, papà, forza. Uno, due e tre. Sì, evviva. Ci sarà ancora il seguito di questa situazione. Noi vogliamo che lei, che tu, divenga sempre. Cioè, questa è casa tua. Io do il tu perché mi è stato costretto. Sono stato costretto. Ma noi siamo parenti, anche lontani, ma apparteniamo tutti alla stessa famiglia. Questa è la bellezza del nostro cognome. Della cultura antica. Siamo fieri. Grazie. Grazie. Allora, adesso lo facciamo assieme con il procuratore. Un attimo solo, mi metto qua. Prego, prego. Procuratore, facciamo assieme. Venga. Facciamo assieme. Sì, tiriamo tutti. Sì. Comanda, bene. Grazie. Eccoci. Andiamo al nastro. Uno, due, e via. Auguri! Padre, Figlio e Spirito Santo, Signore sia con voi. Verbo di Dio fatto uomo ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Nella sua pienezza attingiamo grazia e verità. Anche da questa stazione pastorale vuole essere un segno della presenza del Signore in mezzo alle nostre case e alle nostre famiglie. Preghiamo insieme, diciamo, vieni e resta con noi, Signore. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che sei presente laddove si raccoglie il tuo popolo in preghiera, fa di noi tua dimora vivente e il tempio della tua gloria. Preghiamo. Vieni e resta con noi. Tu che chiami tutti gli uomini alla conoscenza della verità, rendici disponibili all'ascolto e all'annuncio del Vangelo nell'ambiente in cui viviamo. Preghiamo. Tu che sei il pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità umana e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo e sale della terra. Preghiamo. Tu che ci dai la grazia di inaugurare questi nuovi locali restaurati al servizio del tuo popolo come centro culturale e sociale, nel vivo della pastorale parrocchiale, fa che siano strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno. Nel nome del Signore, preghiamo. Ora preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lasciare cadere nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiera di benedizione. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestati in Cristo vera vita
e ci hai fatto membra del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali, questo centro culturale, le persone che vi saranno accolte, e rendilo punto di riferimento e di incontro tra i vicini e i lontani, tra la Chiesa e il suo popolo, tra la Chiesa e la cultura, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza del tuo Santo Spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Ce lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, la nostra adesione a Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, va a te. Che ci sia sempre dialogo tra Chiesa e cultura. Sempre. Grazie. Grazie. Andiamo su. Prego.